Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Mi piace di fare, come voi sapete, all'inizio di ogni mese si fa un esame di coscienza per preparare, per ricevere Dio infinito nell'Eucaristia. È importantissimo di aiutarci a vicenda di ravvivare la fede, perché senza la fede tu non ricevi niente grazie dall'Eucaristia, se tu non credi che veramente è Gesù in persona, non soltanto una cosa sacra. E allora mi piace anche di fare l'esame di coscienza basato sul Vangelo, e oggi il Vangelo vorrei soprattutto concentrare su questo grande dono della Chiesa e la guida della Chiesa. Cioè, perciò l'esame di coscienza sarebbe questo. L'insegnamento della Chiesa, che spiega i 10 comandamenti davvero, non come vuole il mondo, che cos'è la nostra reazione davanti all'insegnamento della Chiesa, che ci spiega chiaramente come Dio vuole che viviamo i 10 comandamenti? Brontoliamo? Chi è la Chiesa o il Papa di dirmi che come devo fare sesso soltanto in matrimonio e non posso fare sesso fuori di matrimonio? Quel Papa, chi è lui di dirmi come devo vivere la mia vita? Cioè, hai capito l'esame di coscienza qui? La nostra reazione, perché il dono della guida è veramente un grande dono. Un grande dono, perché se tu segui la verità di Dio sei liberi, nonostante che devi soffrire, ma tu trovi la vera libertà e la vera pace. Allora, di fronte alla legge di Dio spiegata dalla Chiesa, l'esame di coscienza è: che cos'è la nostra reazione? Gratitudine per avere la verità che ci fa liberi, o io voglio buttare via tutta la legge e vivere come voglio io, e la Chiesa, chi è questa Chiesa che di dirmi come devo vivere? Facciamo un esame di coscienza se abbiamo colto la guida della Chiesa come un dono in gratitudine o abbiamo brontolato. Ecco, queste parole che penso che tutti noi abbiamo sentito tante volte. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Sapete che le porte degli inferi sono veramente molto potenti, perché Dio ha creato prima di noi gli angeli, e sapete che gli angeli sono molto più intelligenti di noi e sono anche molto più potenti di noi. E i diavoli ci dà tante tentazioni, no? In un modo furbo, è furbissimo. Di tirarci verso lontano da Dio e verso il peccato, che ci distruggiamo. È furbissimo. Però Gesù ha promesso, e poi pensate anche voi un po', voi sapete, spero che capite un po', che oggi c'è più confusione nel mondo che mai, e purtroppo anche c'è più confusione perfino nella Chiesa che mai, perché purtroppo ci sono tanti, purtroppo, nella Chiesa, sto parlando anche dei sacerdoti vescovi, che non vogliono obbedire l'insegnamento della Chiesa. Perché spero che c'è una cosa che spero che voi capite molto bene, sottolineare questo, anche per gli inganni nel futuro. Sapete la differenza fra la disciplina della Chiesa e la dottrina della Chiesa? Sapete, per esempio, che la disciplina della Chiesa si può cambiare nei secoli. Per esempio, invece di non mangiare carne venerdì, di fare un altro sacrificio. Quella fa parte della disciplina, va bene? Mentre la dottrina della Chiesa è la verità di interpretare, come interpretare la Bibbia e i 10 comandamenti e ogni cosa. Che quello non si può cambiare, perché viene da Dio e Dio non cambia. Va bene? E questo è ciò che il demonio vuole cambiare. E se tu cambi quello e tu segui queste voci del demonio,
ti fa tanto male, ti distrugge e fa, non puoi immaginare il male. E purtroppo nella Chiesa, purtroppo oggi, ci sono tante persone che non si rendono conto di questo pericolo. Perché già il demonio sta lavorando di tanti anni, si chiamano razionalismo, illuminismo, relativismo, per preparare per questi tempi oggi forti, che oggi persone che non si capisce più la loro fede, non si può toccare la verità che viene da Dio. Ecco la furbizia del demonio. Perciò voglio dire a voi, come anche detto, spero che la ottava comunità non si stufa di sentire di nuovo, ma voglio dire questo, che io vorrei invitare tutti, come ho detto anche loro, prendete 20 euro, va bene? Andate al negozio delle arti sacre e ogni famiglia deve avere non soltanto la Bibbia, ma anche una copia del catechismo della Chiesa Cattolica. 20 euro, dai forza. Perciò quando tu senti perfino magari anche un prete o un vescovo che dice una cavolata, tu vai a quel catechismo e dici, guarda, la Chiesa insegna questo e questo qui non cambia. E io sto cercando di avvertirvi qui. Comprate una copia, quello lì non cambia, e spiego molto bene, quello per gli adulti, non per i bambini, per questo costa 20 euro, va bene? Ogni casa, ogni famiglia deve avere una copia di quello, non è una cosa che si legge prima di andare a letto, va bene? Però di avere lì così, se tu hai una domanda, è un indice meraviglioso, tu hai una domanda, vai lì, trova la sua risposta, perché Gesù dice la verità ci fa liberi, il demonio vuole cambiare quello per distruggerti, distruggere me. Ecco perché questo Vangelo di oggi che ci ha dato il Papa che Gesù ha promesso che le porte degli inferi non preveranno contro di essa. Guardate anche, questo Gesù non ha dato questa promessa ai vescovi. Avete capito la differenza? C'è una differenza tra il Papa e i vescovi. Spero che voi avete studiato un po' di storia. Io posso raccontarvi anche nella storia quante volte, perfino qualche volta, c'erano perfino la maggioranza dei vescovi sbagliato. Un esempio, per esempio, nel IV secolo, quando c'erano tutte queste discussioni della divinità di Dio, si chiama arianismo, la maggioranza dei vescovi erano con Ariano. Arianismo che diceva che Gesù non era divino, ma il figlio di Dio, ma non divino. C'era il Papa con Sant'Atanasio, ha combattuto, Sant'Atanasio ha trattato male, ma alla fine la verità vince perché Dio protegge il Papa con Sant'Atanasio ha combattuto. E poi vi dico un'altra molto più recentemente, cari fratelli. Molto più recentemente, per esempio, ecco, sapete che, guarda un pochettino di nuovo la storia qui, no? Voi sapete la nostra natura umana. Come mai Dio infinito ha scelto per la strada principale, fondamentale per andare al paradiso? Perché ha scelto la croce? Di soffrire? No! Non voglio soffrire! E oggi tantissimi cristiani vogliono un cristianesimo senza la croce. Perciò adesso vi dico, sentite questo un po', ok? Vedi un po' della storia per capire la grande battaglia nella Chiesa che anche sta distruggendo il mondo a livello fondamentale. In 1960 la scienza è riuscita di inventare una cosa che si chiama la pillola. Almeno lui... Lei ha capito qualcosa, speriamo. E allora, finalmente, è troppo fastidioso di fare i bambini. Io voglio godere la vita. Io mi sono sposato, ma io voglio godere, piacere. Ma di fare forse un bambino o due che mi dà gusto. Ma tre o quattro? Ah, sei matto. La Chiesa è stupida. Chi è il Papa di dirmi di entrare nel mio... camera da letto e dirgli come devo fare io sesso, butta via quel papa, cretino. Ecco, io sto parlando di mentalità del mondo, no? E così a 1960 e poi
E poi in 1968 è venuto quel famoso Umani Vitae di Paolo VI, e a causa che lui aveva fatto una commissione di studiare, tanti credono, ah, finalmente la Chiesa si cambia. E quando lui ha scritto quello di dire la verità non cambia, tanti erano arrabbiatissimi, arrabbiati. E non sto parlando soltanto dei laici, ma in particolare i preti vescovi. Perché voi dovete pregare tanto per noi preti e vescovi. Sapete perché? La nostra grande tentazione è di stare qui davanti a voi. Oh, io sono importante, voglio accontentarvi, così voi mi dai gli applausi, così io posso dire sì, 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 non c'è problema. Tu puoi usare la pillola, Dio ti vuole bene, non preoccupare. Ma quando un prete dice che la verità, tu devi fare sacrifici per arrivare al paradiso. Senza la croce non c'è paradiso. E perciò se tu non sei generoso alla vita, come Dio è generoso alla vita, ci ha creato tutti noi con il rischio di tante persone dicono di no e mette Gesù sulla croce, tu devi fare come Gesù, perciò tu devi essere aperto alla vita quando tu fai quell'atto sessuale fra la marito e moglie. Come Dio! Come ti credi di andare in paradiso senza la sofferenza con Gesù? Hai capito come? Guardate anche un po' di quello, un po' della storia di nuovo. Vi rendete conto che fino al 1930, perfino tutte le chiese protestanti erano d'accordo con la Chiesa Cattolica che era un peccato grave di usare anticoncezione. E poi nel 1930 la Chiesa Anglicana ha detto, well, per una piccola eccezione per una coppia, ha fatto una piccola eccezione. Era come di fare una rottura nella diga, zaccate! Tutte le chiese protestanti hanno seguito questo, e l'unica chiesa che è rimasta, perché aveva la roccia di questo Vangelo di oggi, è rimasta fedele. Tutte le altre chiese protestanti di tutto il mondo, zaccate, sono andate con la frana. Soltanto la Chiesa Cattolica è rimasta fedele alla verità che non si può cambiare, altrimenti ci distruggiamo. La verità vi fa liberi. E allora questo, guardate, questo è il grande dono, no? E si vede le conseguenze adesso. Papa Paolo VI in quell'enciclico, io voglio suggerire, costa un euro. Compri una copia e leggi quella, perché ci sono tante profezie. Lui ha profetizzato. Se tu stacchi la vita di amore fra marito e moglie da procreazione, diventa soltanto piacere. E allora lui ha detto, sapete ciò che succede quando tu non hai più quella responsabilità di essere aperto alla vita? Che cosa succede? Il marito comincia a vedere la sua moglie soltanto per un oggetto di piacere. Lui non deve fare più sacrifici, eccetera, eccetera. E pian pianino, guarda tutti i divorzi oggi. Adesso, quando la pillola non funziona, che cosa si fa? Ammazza quel bambino dentro, perché io voglio la libertà. E poi dopo l'aborto, ma sta diventando troppo fastidioso quel vecchietto in casa, facciamo eutanasia. Il demonio va avanti fino al punto di fare questa cretinata, di fare i matrimoni fra due uomini. Ma che schifo! Se tu dici quello nella piazza pubblica, ti ammazzano. Voi rendete conto che il peccato principale di Sodoma e Gomorra, che Dio ha distrutto tutto, era omosessualità? Adesso i governi di Europa e America stanno promuovendo questo contro la volontà del popolo, e Dio ha distrutto tutto Sodoma e Gomorra per quel peccato? Adesso tutto il mondo, almeno nei paesi ricchi, sta diventando tutto Sodoma e Gomorra? Forse si capisce un po' perché la Madonna a Fatima e altri posti sta dicendo che noi siamo molto più lontani da Dio che non ci rendiamo conto. Perciò, ripeto, questo grande dono della Chiesa, mi ricordo quando ero a Roma, ho studiato teologia anni fa, e il professore mi è piaciuto, questo professore ha scritto questo libro, è scritto Il dono dell'infallibilità. Cioè perché c'è così tanta confusione nel mondo, io voglio sapere come interpretare questa Bibbia, non secondo la mia testa stupida.
Se hai una domanda, per questo dico, compri una copia del catechismo. Se tu hai una domanda, non sei sicuro di questo o di questo, dai in quel libro il catechismo, 600 pagine. E interpreta bene, non come lui, perché questo mondo... Guarda questo Vangelo di oggi. Volete capire il mondo? Senti questo. Gesù ha detto, la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposto, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia. Il mondo è pieno di opinioni. Forse questo. E chi ha risposto? Il primo Papa della Chiesa, Pietro. Tu sei il Cristo e figlio di Dio. E Gesù ha detto, Dio Padre ha rivelato a te. Per questo Gesù sta dicendo che Dio Padre protegge il Papa di non fare confusione. Perché le bugie ci distruggiamo, cari fratelli. Le bugie ci distruggeremo. Non si può arrivare a paradiso senza la croce. E oggi tutti vogliono cristianesimo senza la croce. Voglio fare il sesso fuori di matrimonio quando mi piace ogni cosa. E c'è qualsiasi cosa che fra me e piacere, ammazzalo! Se devo ammazzare il bambino o il vecchietto, non importa, voglio il mio piacere. All'inferno. Parliamoci chiaro. Guarda, è grave oggi, è veramente grave. Non potete immaginare. Noi preti, pregate tanto per noi preti vescovi perché vogliamo accontentare la gente. Non vogliamo dire queste cose. E perfino la Madonna Fatima, 1917, a causa che noi abbiamo paura di parlare delle cose, ha fatto vedere quei tre bambini, 7, 8 e 9 anni, l'inferno. E quante migliaia di persone ogni giorno cadono nell'inferno perché noi preti abbiamo paura di dire la verità. Se tu non dui i 10 comandamenti, quante persone dicono che l'inferno non esiste? Così fai come ti pare perché non ci sono le conseguenze. Ti rendi conto che 13 anni fa il primo esorcista del Vaticano, padre Gabriele Amort, diceva a Papa Giovanni Paolo II che ci sono tanti vescovi che non credono che il demonio esiste? E il Papa ha detto, secco, chi non crede che il demonio esiste non crede neanche nel Vangelo. Perché è scritto lì? E poi ha nominato 13 anni fa 5 paesi in Europa che non c'è neanche un esorcista. Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, neanche un esorcista perché non serve, perché il demonio non esiste. I topi ballano perché non c'è il gatto. Fai come ti pare. Guarda, è grave. Però adesso vorrei finire con una cosa. Forse dopo mi direte che sono mezzo matto, ma guarda, siamo veramente in tempi straordinari. E sapete che, senti questo che Gesù ha detto, no, è molto importante di guardare i segni dei tempi. E se, veramente siamo in tempi straordinari. Perché Gesù ha detto almeno 3 volte nel Vangelo, Luca 12:56, Matteo 16:3 e Matteo 24:50. Chi non guarda i segni dei tempi sono ipocriti. Siamo veramente in tempi straordinari. Non sottovalutare, certamente tutti voi, tanti preti vogliono criticare, non sottovalutare la nostra mamma in cielo che vuole avvertirci, per esempio a Fatima, Lourdes e altri posti. Ti rendi conto che nel 1973 la Madonna è apparsa a Akita, Giappone? Senti questo. Prima di dire questo, voglio dire questo. Sapete che nel 98 Cardinale Ratzinger ha combattuto contro Cardinale Casper, che voleva dire che tu puoi vivere con un uomo che non è tuo marito, non c'è problema e ti do la comunione. Ratzinger ha scritto un bel articolo contro quello, ho dato a voi questo. E poi recentemente di nuovo Cardinale Casper vuole dire la stessa cosa e nella sua diocesi in Germania vuole dare la comunione a quelli che sono divorziati e senza annullamento. E sono molto contento che il Cardinale di Bologna ha detto fermatevi! Non si può cambiare la verità. Gesù ha detto che ciò che Dio ha messo insieme, l'uomo non può separare. Adesso ascolta le parole della Madonna in 73. Senti questo.
L'opera del diavolo si infiltrerà anche nella Chiesa, in tal modo che vedrete cardinale contro cardinale e vescovi contro altri vescovi. I preti che ne vennero saranno disprezzati e saranno opposti dai loro confratelli. La Chiesa e gli altari saranno danneggiati. Adesso senti questo, questa cosa. La Chiesa sarà piena di quelli che accettano compromessi. Compromessi vuol dire cambiare la verità. Se tu cambi la verità, tutto crolla. Tutto crolla. La Chiesa sarà... Ecco la situazione oggi, fratelli. Per questo ho iniziato questa cosa. Comprate con 20 euro una copia del catechismo. Quello non cambia. Quando tu senti questi, perfino vescovi cardinali che vogliono fare compromessi, tu leggi quel catechismo e dici a lui come quel cardinale di Bologna ha detto a Casper, fermatevi! Non si può cambiare la verità. Siamo in quel momento, cari fratelli, è difficile. Finisco soltanto con questo e perfino ho portato per alcuni la copia di questo dopo la messa per chi vuole una copia, però ho stampato oggi per chi vuole. E questo, guardate, questo è forte, questo si chiama la profezia di San Francesco d'Assisi. La profezia di San Francesco d'Assisi. E io vi offro una copia dopo la messa per chi vuole, perché guardate, lui proprio, io ho scritto questo 2 anni fa, quando ho letto questo e combatte con ciò che ho scritto. Cioè, in questi ultimi 50 anni, quante persone hanno ribellato contro il Papa perché non vogliono fare piacere senza sacrificio, no? Hanno ribellato e a un certo punto Dio, per punizione, manderà un pastore che fa ciò che vogliono come punizione e sarà distrutti. Cioè, senti, questo è da San Francesco d'Assisi, senti questo. Lui ha scritto, il potere dei demoni sarà più grande del solito. La purezza immacolata della nostra comunità francescana, eccetera, eccetera. E poi lui dice, guarda, altri saranno appassioniti al punto che ben pochi fra i cristiani vorranno obbedire il vero sommo pontefice e alla Chiesa romana con un cuore sincero e perfetto carità. Nel momento decisivo di questa crisi, un personaggio non canonicamente eletto elevato al soglio pontificio si adopererà a propinare saggiamente a molti il veleno mortale del suo errore. È forte. Perciò, ripeto, la verità non cambia. Compra una copia del catechismo e chi vuole una copia di questo dopo la messa per leggere con calma, anche c'è il mio sito su internet, ho messo tante cose, molto più, eccetera, eccetera, dopo la messa. Comunque, fratelli, nel catechismo numero 409 è scritto la vita è una lotta tremenda contro le forze delle tenebre. E esattamente come oggi Gesù ha detto a Simone, le porte degli inferni non preveranno contro di essa. Così, pregate tanto e l'ultima due cose che voglio dire è che se volete le forze più forti sulla faccia della terra per aiutarci, passate più tempo con l'Eucaristia. Anche dopo la messa, se potete entrare in questa chiesa, di mettermi in ginocchio davanti a quel tabernacolo e passa più tempo. E più tempo che tu passi in ginocchio davanti all'Eucaristia, con Maria e Rosario, avrete la forza di non essere ingannati. Ripeto, l'Eucaristia e Maria. Ecco il sogno di San Giovanni Bosco per questi tempi. L'Eucaristia e Maria e avrete la forza per non essere ingannati. Per la grazia di vivere questo Vangelo, che quante volte Gesù ha detto oggi tu sei Pietro, su questa roccia fonderò la mia chiesa e le porte degli inferi non preveranno contro essa. Come abbiamo iniziato la messa, quante volte magari abbiamo brontolato come i figli quando i genitori hanno detto qualcosa di difficile, abbiamo brontolato. Guardate, la verità ci fa liberi. La verità da Dio è sempre legata alla croce. La verità del demonio si toglie la sofferenza e domani sei schiavo. Io preferisco di seguire Gesù la croce, così domani sono libero. Invece il demonio dice non devi soffrire e domani siamo schiavi. Sapete che anche oggi è la festa della prima santa di America? Io vengo dalla California, no? Santa Rosa da Lima. E non so, penso che voi non avete arrivato al punto di avere i breviari ancora,
ma se si legge quella lettura di Santa Rosa di Lima nel breviario, senti questa santa. Tutti i santi dicono la stessa cosa. Ha detto che il tesoro più grande sulla faccia della terra è la sofferenza. E lei dice che non si può ricevere le grazie senza soffrire con Gesù. Ecco, il paradiso all'inferno dipende come tu confronti la sofferenza nella vita. Così abbracciamo la verità che la Chiesa ci offre, e perché ci fa liberi, anche se dobbiamo soffrire, è la vera libertà, fratelli. Per questo preghiamo. Vorrei dire, prima di cominciare questa parte della messa, che è la parte più importante, di cercare di ravvivare la nostra fede, che nei prossimi 3 minuti un sacerdote ordinato da un vescovo valido, invocando lo Spirito Santo, questo pane normale, questo vino normale diventerà il corpo di Cristo e il sangue di Cristo, davanti al quale gli angeli adorano, prostrati. E più che ci rendiamo conto di questo, con umiltà e più grazie riceviamo. Però bisogna combattere di mantenere quella coscienza, altrimenti niente grazie. Combattere di mantenere la fede, ancora è soltanto pane e vino. Fra 30 secondi sarà Dio infinito. Va bene? Io avevo detto almeno una volta all'ottava comunità, ma vorrei ripetere per qualcuno che... Sapete che io ho fatto gli studi a Roma. Era per la teologia, era una casa, sapete, dove Rocca di Papa, vicino a Roma, no? E in 1990, in febbraio, è venuto questo fondatore dell'Arco che fa aiuto agli handicappati in tutto il mondo, Jean Vanier. E lui era buon amico di Madre Teresa di Calcutta. E allora è venuto Madre Teresa di Calcutta alla nostra casa per stare con lui, con questo gruppo in ritiro a nostra casa, a Rocca di Papa, Mondo Migliore. E allora quando hanno celebrato la messa insieme, e quando ho visto questi due, il fondatore dell'Arco e Madre Teresa, lui alto, Madre Teresa piccola, no? Quando ho visto questi due in fondo alla chiesa, durante la messa, in ginocchio, sul pavimento freddo, quando vedevo gli occhi di Madre Teresa di guardare l'Eucaristia, bastava di convertirli tutti. E durante la consacrazione lei ha chinato fino a toccare la testa alla terra in adorazione a Dio durante la consacrazione. Guardate, fratelli, i santi capiscono chi è nell'Eucaristia. E più che abbiamo... Come mai quante persone sono andate a San Giovanni Rotondo per stare con Padre Pio quando era vivo, per una messa che durava più di 2 o 3 ore? Perché Padre Pio credeva. Hanno visto, lui credeva. Cari fratelli, chiediamo questa preghiera che Dio aumenta la nostra fede, come gli apostoli hanno chiesto in Luca 17. Perché più fede e umiltà davanti a Dio riceviamo molto più grazie. Ti piace? Facciamo anche canto, dai. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.